Sono tornato 4 giorni fa dalla Thailandia, che avevo fatto un circuito nuovo vicino a Bangkok. Questa qui è un po' più reattiva dell'altra, no? Però a me piace molto l'altra da guidare. E allora qui è un 4x4 integrale, come sì. Allora è due ruote motrici, trazione posteriore, sì, che porta la trazione sull'anteriore nel momento in cui serve. Ah. E in continua analisi del terreno, analizza 25 volte al secondo il terreno e a seconda di quello che c'è bisogno porta sull'anteriore. Potrebbe anche portare il 100% di coppia sull'anteriore, se tu avessi un 100% di pattinamento sul posteriore, che sì, non accade mai, il massimo che si è visto è un 53%. Buon rumore. Che rumore. E allora, in questo modello, quante motorizzazioni ci sta? C'hai V6 3000 con 410 cavalli, lo stesso motore un po' depotenziato con 330 cavalli, e poi c'è diesel V6 3000 con 275 cavalli. Ah, ok. Ricordati che da adesso sì, poi c'è il... Sì, il plancile. Ah, ouais. Si vede. Là aussi, regarde. Perché ha fatto vento, ha portato la neve dentro. Sì. E oggi è stato brutto, siamo almeno 5-3. Sì, ma fino ad oggi il tunnel era sempre tutto pulito. Adesso col vento, no, gli ha portato dentro la neve così. Sì, mio fratello come stava a Bormio, ha detto, guarda che oggi